se non siede il parere del tuttologo dotto, del secchione che parla come un libro stampato, lo si può mezzo di a un cervello stracotto, ma che gaia scemenza, insomma, marchiato io che sono cresciuto tra gente dimessa nel medesimo caso, uso un'altra espressione e se cambia la forma, la sostanza è la stessa, chi non la pensa come noi è un coglione. Signori miei, onestamente, giusto ammetterlo, per dir che non siete intelligenti occorre esserlo. Signori miei, onestamente, giusto ammetterlo, per dir che non siete intelligenti occorre esserlo. E fingendo sincero, il padre di Candido, il geniale Voltaire, scrisse in buona sostanza che lui ben tollerava, che trovava anzi splendido, che con il suo pensiero non ci fosse assonanza. Pur se dite, signori, voi frasi da galera, mi batterei fino all'ultimo come un leone per lasciarvele dire, sì, aspetta e spera, chi non la pensa come noi è. Signori miei, onestamente, giusto ammetterlo, per dir che non siete intelligenti occorre esserlo. Signori miei, onestamente, giusto ammetterlo, per dir che non siete intelligenti occorre esserlo. Se non scoppia all'istante una guerra civile, quando sono contrariato da qualche mio stante, un po' per simpatia o compiacenza servile, anche un po' per paura che questo bisonte preso in modo sbagliato non perdo occasione per marchiarmi a pugni il suo credo in fronte. Se ti ne passa il pacco me non son de con entre non suoni come jean pur entre che non è patente di jean il fuori entre. Signori miei, onestamente, giusto metterlo per dir che non si intelligenti occorre esserlo. Mio ritornello e la parte si afferra con facilità, senza dotti discorsi e col proprio cervello, si tratta di scegliere tra due eventualità e l'alternativa si può ben capirla, quelli che sono d'accordo sono brave persone e tutti i restanti dei poveri pirla, chi non la pensa come noi è un coglione. Signori miei, onestamente, signori miei, onestamente, giusto ammetterlo, per dir che non si è intelligente occorre esserlo.